Novembre 1941. Tra pochi giorni gli Stati Uniti entreranno in guerra. Il presidente Franklin Delano Roosevelt critica un gruppo di industriali americani. L'andamento complessivo della nostra grande produzione industriale non deve essere ostacolato dal comportamento egoista di uno sparuto ma pericoloso gruppo di imprenditori che pensano soltanto a realizzare eccezionali profitti. Costoro continuano a curare i propri affari come se niente fosse. Nel 1941, nella Germania nazista, prosperano ancora 553 aziende americane, marchi celebri come Coca-Cola, Kodak e American Express. Il Terzo Reich le aveva schedate come società nemiche, ma poche di esse erano davvero ostili alla dittatura di Hitler. Anzi, molte mantenevano intensi rapporti commerciali con i nazisti. I dirigenti di quattro grandi colossi americani e le relative affiliate tedesche potevano essere considerati addirittura amici di Hitler. Senza di essi, infatti, il Führer non avrebbe potuto fare la sua guerra. E senza quei soldi, lo avete sentito, Hitler forse non avrebbe mai potuto scatenare la Seconda Guerra Mondiale. Eppure durante tutti gli anni 30, ancora a guerra già scoppiata, alcune tra le più note fabbriche e dei marchi più noti negli Stati Uniti sembravano continuare ad arricchirsi all'ombra della svastica. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un patto scellerato, un vero e proprio patto col diavolo. I rapporti e legami di alcuni dei più importanti gruppi industriali americani e la Germania di Adolf Hitler. I nazionalsocialisti sono al potere da quasi due anni. 750.000 tedeschi si radunano a Bückeberg per vedere il loro nuovo leader, Adolf Hitler. Negli anni 30 la Standard Oil è il più grande gigante petrolifero americano. Il potente gruppo che diventerà la Esso porta avanti la sua politica economica in tutto il mondo senza distinguere fra regimi democratici e dittature. Obiettivo, creare un monopolio. Standard Oil fa parte dell'impero Rockefeller, la sua sede centrale è a New York. Il top manager della Standard Oil, Walter Teagle, è criticato per i suoi metodi autoritari. Teagle si scontra con un altro colosso, la IG Farben. Anch'esso vuole conquistare il mondo. A dirigere il gruppo chimico tedesco c'è un altro uomo assetato di potere, Hermann Schmitz, un pericoloso concorrente per la Standard Oil. IG Farben ha messo a punto un procedimento per creare la benzina sintetica. In caso di carenza di petrolio, il titolare del brevetto sarebbe diventato padrone del mercato mondiale. Ma nel 1938 la Germania è ancora costretta a importare l'80% del proprio fabbisogno di greggio. Hitler vuole la guerra, ma per motivi strategici ha bisogno della benzina sintetica, a qualunque costo. In caso di conflitto si sarebbe visto chiudere gli approvvigionamenti petroliferi. Era stata progettata la costruzione di un oleodotto, poi la creazione di una flotta di petroliere. Ma tutte queste idee erano state bloccate sul nascere da Hitler, che invece aveva un piano molto chiaro. La Germania doveva vincere unicamente con l'autarchia. Sapevamo di non avere carburante e abbiamo costruito le fabbriche che dovevano fornirci il carburante. Sapevamo che non avremmo potuto procurarci il caucciù e abbiamo costruito le fabbriche di caucciù. Gli americani pensavano di avere il monopolio, ma la scienza tedesca ha spezzato questi monopoli e oggi siamo in possesso di tutti i mezzi necessari per sconfiggere il nemico. Chi era Hermann Göring? Hermann Göring era in effetti il numero due
del regime nazista. Vantava peraltro il titolo Reichsmaresciallo. Durante gli anni 30 poi era anche il capo del Luftwaffe e questo ruolo gli conferisce già un ruolo importante per quanto riguarda l'economia tedesca. Poi alla fine del 36 viene nominato il capo del programma quadriennale economico della Germania e così diventa ancora più importante anche il livello dei rapporti commerciali internazionali. Un ruolo peraltro rafforzato dal fatto che lui, diversamente dai molti capi nazisti, aveva una rete di conoscenze a livello europeo, una rete poi che risulta di notevole importanza nel gestire proprio questi rapporti commerciali. Ma il potente comandante della Luftwaffe ha sottovalutato un elemento fondamentale, il piombo tetraetile, un additivo per benzina. Senza questo ingrediente, i motori supercompressi degli aerei di Hermann Göring non possono decollare. E Hitler ha bisogno di una Luftwaffe pronta ed efficiente per i suoi piani di conquista ad est. Göring invita i dirigenti della IG Farben a mettersi in contatto con gli amici americani. Standard Oil, infatti, è la prima produttrice al mondo di piombo tetraetile. I tedeschi hanno bisogno del know-how di Standard Oil per la costosa produzione del nuovo carburante sintetico. In breve, l'accordo con IG Farben è fatto. Walter Klatt-Tiegel e Hermann Schmitz hanno da tempo ultimato la costruzione in Germania di due impianti per la produzione di piombo tetraetile. Ma nel luglio del 38 la produzione è ancora insufficiente. Un approvvigionamento rapido e diretto metterebbe al sicuro da pericolosi imprevisti. La filiale della Standard Oil a Londra consegna immediatamente ai nazisti l'antidetonante per un valore di 20 milioni di dollari e questo quando il rischio di un conflitto con la Germania è ormai molto forte. Ora Hitler può procedere all'annessione dei Sudeti e preparare l'attacco alla Cecoslovacchia. Poco prima dell'invasione della Polonia, gli inglesi effettuano un'altra consegna di piombo tetraetile per 15 milioni di dollari. Durante la battaglia d'Inghilterra, i primi raid aerei nazisti su Londra saranno resi possibili proprio dall'utilizzo di questo composto chimico. Per la sua guerra Hitler ha estrema necessità di petrolio e in Germania la produzione del combustibile sintetico copre appena la metà del fabbisogno. Ancora una volta è necessario ricorrere all'aiuto degli amici industriali negli Stati Uniti. Standard Oil possiede quasi la metà dei diritti sui giacimenti petroliferi rumeni di Ploesti, la fonte di greggio più importante per la Germania. Nell'archivio militare di Friburgo sono raccolte lettere e documenti che testimoniano che i nazisti avevano urgente bisogno di Brightstock, l'olio pesante. Solo gli Stati Uniti erano in grado di rifornirli di questo materiale. La fornitura era determinante per la guerra di Hitler e doveva avvenire mentre era in corso il conflitto. E a quanto mi risulta, durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti dettero alla Germania Brightstock in quantità sufficiente. Il Brightstock è un derivato del petrolio molto pregiato che, tra l'altro, viene usato per alimentare i motori dei carri armati. Il Terzo Reich, dunque, continua ad avere bisogno della benzina e del gasolio degli Stati Uniti. Le navi degli amici americani di Hitler nascondono il petrolio nel Mar dei Caraibi. Di norma le petroliere battono bandiera panamense. Nell'Atlantico stazionano le navi da guerra britanniche che cercano, col blocco navale, di tagliare i rifornimenti petroliferi destinati a Hitler. Ritengo che la marina militare tedesca rappresenti un caso eccezionale, in quanto ha avuto rapporti diretti con gli Stati Uniti e con gli Stati caraibici. Noi possiamo dimostrare l'esistenza di accordi diretti non solo attraverso le fatture, ma grazie a delle annotazioni sugli atti di vendita. È chiaro che venivano stretti degli accordi, che si trattava di traffici tedesco-americani e che venivano pagate somme esorbitanti. Durante la guerra i prezzi erano saliti e tutto avveniva con il benestare dei vertici militari e politici. Il comandante supremo della Marina Militare, l'ammiraglio Karl Dönitz, riesce ad ottenere un finanziamento di 500.000 dollari. Il diesel è un carburante molto costoso e Hitler vuole dominare l'Atlantico con i suoi sommergibili. Le consegne del diesel possono avvenire grazie all'aiuto di industriali americani della Standard Oil e soprattutto della Texaco di Torkild River, un manager di origine norvegese, fidato amico di Hitler.
Rieber ha anche rapporti con i servizi segreti tedeschi e sul suo conto gli informatori del Reich stilano giudizi lusinghieri. Viene definito un vero sostenitore della Germania e sincero ammiratore di Hitler. Passando per Tenerife e altri porti spagnoli, le petroliere consegnano il petrolio destinato ai tedeschi che superano così il blocco navale degli inglesi. Le navi cisterna riforniscono i sommergibili tedeschi direttamente in mare, davanti alle coste spagnole. Io credo che sia molto importante fare una netta distinzione tra il periodo prima della scoppio della guerra tra gli Stati Uniti d'America e la Germania alla fine del 1941 e il periodo dopo. Ricordiamo naturalmente che durante gli anni 30 la Gran Bretagna e la Francia hanno rapporti commerciali con la Germania, come peraltro era naturale all'epoca. Poi, dopo lo scoppio della guerra tra gli Stati Uniti d'America e la Germania, c'è un divieto da parte dal governo americano sul commercio con un nemico. Addirittura quindi abbiamo dopo quel momento delle indagini sul commercio, dei controlli da parte del Congresso. 7 dicembre 41, con un attacco a sorpresa alla base militare di Pearl Harbor, il Giappone porta la guerra nel Pacifico e interrompe i collegamenti fra Stati Uniti e la Malesia, il principale fornitore di caucciù dell'esercito americano. Le due società, IG Farben e Standard Oil, si erano accordate per mantenere relazioni di affari anche nel caso di un coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto. I dirigenti di Standard Oil e IG Farben stipulano un patto segreto. La IG Farben vuole impedire la confisca dei suoi brevetti nei paesi nemici e per questo intende metterli nelle mani fidate del gruppo statunitense. I chimici hanno già realizzato la Buna, una gomma sintetica ottenuta da carbone e calce. Oltre che a Hitler, questi brevetti fanno gola anche alla Standard Oil, che fiuta la possibilità di assicurarsi un mercato redditizio perlomeno negli Stati Uniti. Nel contratto di cessione del brevetto della Buna, la gomma sintetica, Standard Oil, su disposizione del Ministero dell'Economia del Reich, si impegna ad utilizzare il brevetto solo previa autorizzazione tedesca. Malgrado la crisi della gomma, Standard Oil tiene fede all'accordo stipulato con i tedeschi. Il procedimento per la produzione della Buna non deve finire nelle mani di industrie concorrenti come la Goodyear. Il potente senatore Bernard Baruch, incaricato di un'indagine dal presidente Roosevelt, si rivolge alla nazione. Siamo del parere che l'attuale crisi possa aggravarsi a tal punto che in assenza di provvedimenti immediati il paese rischia il tracollo militare e sociale. Dopo Pearl Harbor, la Standard Oil e le sue affiliate continuano a fornire benzina ai nazisti. Gli Stati Uniti, la nazione dei grandi giacimenti di petrolio, è costretta a prendere provvedimenti per razionare la benzina. Molti americani, fra cui anche alcuni membri del Congresso, danno la colpa alle compagnie petrolifere che continuano a rifornire i nazisti e non consegnano i brevetti del caucciù. Il senatore Harry Truman, futuro presidente degli Stati Uniti, costretto dall'opinione pubblica, ordina un'inchiesta del Senato sulla situazione della difesa nazionale. Lo affianca a Thurman Arnold, esperto finanziario del Ministero della Giustizia. Dall'inizio della guerra, Standard Oil e potenti dirigenti come Teagle sono controllati da Arnold e dai suoi collaboratori. In una precedente indagine avevano già tentato di infliggere al gruppo una sanzione amministrativa di $50,000 per aver avuto rapporti d'affari con il nemico. Ma visto il ruolo fondamentale ricoperto da Standard Oil per l'America in guerra, il colosso del petrolio e il suo potente manager erano riusciti ad ottenere una riduzione della multa a $1,000. Durante l'audizione al Senato, Thurman Arnold accusa Standard Oil, che si rifiuta di consegnare il brevetto per il caucciù, di complotto reiterato a favore dei nazisti. Successivamente, in una conferenza stampa, Truman userà persino la parola tradimento. Il Congresso delibera che i brevetti della Buna vengano liberalizzati in tutti gli Stati Uniti. Il potere di Walter Teagle è finito. Il top manager si dimette dai vertici del gruppo. All'inizio degli anni 30 la Opel, affiliata del gruppo americano General Motors, intraprende la costruzione di automezzi militari pesanti.
Brandenburg, primavera del 35. Con la collaborazione della Wehrmacht vengono attrezzate nuove officine per mezzi pesanti. I manager della Opel, nel cui consiglio d'amministrazione siedono anche gli americani, fiutano subito il colossale affare rappresentato dalle commesse delle forze armate. Realizzato secondo i nuovi sistemi di produzione americani, l'impianto è il più moderno d'Europa e sforna ogni giorno 120 autocarri. L'Opel Blitz era in pratica la spina dorsale della Wehrmacht, costruita dalla Opel con l'aiuto, si può dire chiaramente, di denaro americano. Il Führer e l'Opel Blitz aumentano il loro potere negli stessi anni. Hitler e i suoi soldati hanno grandiosi progetti di espansione. Senza l'Opel Blitz, Hitler non sarebbe riuscito ad entrare trionfalmente a Vienna. Durante le manovre per l'annessione dell'Austria, numerosi mezzi pesanti di altre marche restano in panne. Nel giro di una notte, nella confinante Baviera, vengono requisiti centinaia di Opel Blitz, grazie ai quali la Wehrmacht può fare il suo ingresso nella capitale austriaca. Hitler dimostra subito la sua riconoscenza, visita personalmente lo stabilimento di Brandenburg e ordina altri 2000 Opel Blitz. Dagli esordi del nazismo fino allo scoppio della guerra, nella General Motors fondamentale è il ruolo di un brillante manager americano. Il suo nome è James D. Mooney, vicepresidente della compagnia in Germania. Per i meriti acquisiti nella trasformazione della Opel in una delle maggiori aziende del settore militare, riceve da Hitler l'Ordine dell'Aquila, la massima onorificenza conferita dal partito ad uno straniero. Ogni volta che viene impiegato, l'Opel Blitz supera brillantemente le prove più ardue. L'avanzata ad Oriente, l'annessione dei Sudeti e l'aggressione alla Cecoslovacchia. Poi seguiranno i successi della Guerra Lampo ad Ovest. Nel 1940, in poche settimane, Olanda, Belgio e Francia vengono travolte. Negli stabilimenti Opel, la produzione di vetture utilitarie viene quasi del tutto abbandonata. Gli investimenti sono diminuiti e il personale si assottiglia per la chiamata alle armi. Le officine interrompono questo tipo di produzione e la Luftwaffe ha in mente un nuovo utilizzo degli impianti di Rüsselsheim. Ora la Opel produrrà parti di fusoliera e motori per gli Junker 88, i più potenti bombardieri di Hitler. Dopo qualche giorno, dall'inizio della guerra, fu stipulato un accordo di stretta collaborazione tra la Luftwaffe e l'impianto di Rüsselsheim. L'intesa fu possibile grazie al ruolo fondamentale svolto dal vicepresidente James Mooney. Mooney da tempo intratteneva rapporti epistolari con i vertici del partito nazista e in quell'autunno del 1939 risiedeva addirittura a Berlino. Di lì raggiunse lo stabilimento di Rüsselsheim, dove incontrò anche Hermann Göring. Nel colloquio con Göring, Mooney esprime una forte solidarietà con i politici nazisti. Anch'egli ritiene che dopo la Prima Guerra Mondiale la Germania sia stata trattata in modo troppo duro da Francia e Inghilterra. Göring incoraggia Mooney a svolgere un'opera di mediazione. Mooney si rivolge al presidente americano Roosevelt, il quale si dichiara disponibile a fare da mediatore. Roosevelt in persona augura un buon successo alla missione di Mooney. Se Roosevelt avesse deciso di imporre un embargo sul commercio con la Germania, rischiava di andare contro l'opinione pubblica americana. E quindi in questo contesto il presidente Roosevelt utilizza gli industriali finanziari americani per sviluppare e consolidare i rapporti diplomatici che gli Stati Uniti d'America hanno con la Germania nazista. Berlino, febbraio 1940. Una lettera dai toni adulatori al caro cancelliere del Reich consente a Mooney di arrivare fino a Hitler nella nuova sede della cancelleria. In un diario rimasto inedito per volere della General Motors, Mooney racconta il colloquio avuto con il Führer.
Nel rapporto destinato a Roosevelt descrive Hitler come persona cordiale e amichevole, ma in seguito alla richiesta megalomane del Führer di un riconoscimento della Germania nazista come potenza mondiale verrà accolta con giustificato sospetto dal presidente Roosevelt. Il sottosegretario del Dipartimento di Stato Messerschmitt definirà Mooney un fascista. Ma questo episodio non cambia i rapporti tra la General Motors e la Opel, che continua a costruire veicoli militari, più di 100.000 nei primi anni di guerra. D'altra parte, le ingenti perdite dei nazisti giustificano l'importanza della produzione bellica. Nel 1941 il generale von Schell, responsabile della fornitura di automezzi militari, conferisce alla Opel un attestato nel quale dichiara che senza l'aiuto dell'azienda non sarebbe stato possibile continuare la guerra. Nel 1941 la General Motors respinge un'offerta per vendere la Opel e quindi ritirarsi dalla Germania. In una lettera al commissario del Reich per i patrimoni del nemico, la GM fa sapere di essersi ormai identificata con le sorti della Germania. Questa compromettente dichiarazione nasconde però un movente economico. Negli Stati Uniti la General Motors ha appena usufruito di sgravi fiscali per la filiale tedesca, guadagnando così 22 milioni di dollari di esenzioni. Un indennizzo da parte del Reich sarebbe stato invece soggetto a tassazione. Al contempo la General Motors partecipa al riarmo americano con molto zelo. L'organizzazione è affidata a James Mooney, che come alto ufficiale della riserva si considera un vero patriota. Il suo superiore Alfred Sloan dichiara: un'impresa multinazionale, presente in tutto il mondo, è tenuta a gestire le proprie attività in base a rigidi criteri economici, incurante delle idee politiche del paese in cui opera. Non siamo un ente assistenziale, noi realizziamo profitti per i nostri azionisti. Fino alla metà del 1941 i dirigenti americani mantennero le loro cariche. Solo successivamente cominciarono a diventare sempre più nervosi e a ritirarsi dalla Germania. In altre parole, la conduzione di queste aziende continuava ad essere in mano ad americani anche quando eravamo in guerra con i nazisti. I dirigenti americani andavano alla direzione per gli armamenti del Reich e dicevano: quanti autocarri dobbiamo fornire? Ci servono tot lavoratori. Procurateci manodopera e materiali. Che ruolo ricopriamo nel piano di produzione generale? Gli americani ascoltavano le esigenze del loro cliente e facevano in modo di soddisfarle nel modo più efficiente possibile. Il 6 agosto 1944 lo stabilimento di Brandenburg viene quasi completamente distrutto dai bombardieri americani. Anni dopo però la General Motors otterrà dal fisco degli Stati Uniti un nuovo indennizzo di ben 32 milioni di dollari. Riverdale, New Jersey, 1939. Membri della Lega tedesco-americana marciano durante uno dei loro campi estivi. Il leader del movimento, Fritz Kuhn, un chimico delle industrie Ford, è stato già membro del partito nazista in Germania. I 30.000 membri del Bund promuovono politiche razziste ed antisemite filo-hitleriane. Hanno simpatizzanti altolocati, come il datore di lavoro di Fritz Kuhn. Dobbiamo andare molto cauti nel pensare che gli industriali negli Stati Uniti d'America o ad esempio nel Regno Unito in qualche modo avevano come categoria delle simpatie naziste o fasciste. È vero, ci sono delle figure, si pensa ad esempio all'antisemitismo di Henry Ford, si pensa anche all'idea di Morris, anche lui un industriale degli automobili, però in fondo prima gli investimenti dei capitali in Germania non avevano una motivazione in generale ideologica. Poi per di più i movimenti totalitari negli Stati Uniti d'America, anche nel Regno Unito durante il periodo interbellico, avevano poco seguito tra le classi superiori, poco seguito in effetti tra gli industriali e finanziari e soprattutto poco seguito tra la popolazione in generale.
Nel 1921 era stata pubblicata l'edizione tedesca del libro di Henry Ford, L'ebreo internazionale. Fin dall'inizio, tra il leggendario costruttore di automobili Henry Ford e Adolf Hitler, c'è un elemento di forte comunanza spirituale, l'antisemitismo. Il libro di Ford rafforza in Hitler l'odio anti-ebraico e gli offre elementi di riflessione per il suo Mein Kampf. In Hitler and in the European fascist... I vertici della finanza americana vedevano in Hitler e nelle dittature fasciste europee una possibile soluzione ai problemi che incontravano con i movimenti dei lavoratori e con i sindacati. Agli occhi di Henry Ford, i sindacati erano opera del diavolo. Henry Ford's view were the work of the devil. L'azione brutale di Hitler contro i sindacati piace a Ford, che presidia le sue fabbriche con milizie armate. Prima che Hitler vada al potere, Ford lo sostiene con ingenti finanziamenti. Un'immagine del benefattore americano è appesa nella sede del partito nazista a Monaco. As far as Henry Ford is concerned, per Hitler, in quegli anni, Henry Ford non era solo un modello, era molto di più. Henry Ford era una specie di dio della produzione di massa, o forse sarebbe meglio dire il suo papa. Ogni giorno migliaia di persone gli scrivevano: lei è un grande eroe, lei ha introdotto il sistema produttivo che ha fatto tanto grande l'America. Il fordismo divenne l'ideologia degli industriali tedeschi. Ogni cosa doveva essere fatta esattamente come l'aveva realizzata Ford. Ancora oggi Detroit continua ad essere la patria della Ford. Negli stabilimenti sulla Piquette, trasformati in rovine industriali, un tempo c'erano i nastri trasportatori lungo i quali passava la famosa Tin Lizzie di Ford, la prima utilitaria economica prodotta in serie. Colonia, 1930. Henry Ford presenzia la posa della prima pietra per uno stabilimento in Germania. All'inizio gli affari non vanno bene. Le Ford sono care e devono fare i conti con l'avversione di molti tedeschi verso i prodotti stranieri. L'acquirente medio che oggi acquista un'auto straniera non può dire di avere fatto questa scelta a causa della qualità superiore del prodotto. Ormai le nostre autovetture tedesche non hanno più nulla da invidiare a quelle estere. All'inizio degli anni 30 la produzione negli stabilimenti Ford ha subito una forte flessione. Edsel, il figlio di Henry, ha assunto la direzione degli stabilimenti di Colonia e Detroit. In un documento riservato diretto a Edsel Ford, Colonia comunica che in Germania è in atto una battaglia economica in cui le commesse statali assumono sempre maggiore importanza. Per gli americani non ci sono problemi. L'otto cilindri viene venduto come motore per un fuoristrada militare. La conversione dello stabilimento Ford di Colonia è immediata. A Detroit, Henry Ford si adatta ad una nuova concessione. Gli altri produttori d'auto stranieri non ricevono più caucciù per pneumatici, né valuta per importarlo. Sono obbligati a procurarsi la gomma attraverso scambi in natura e a destinarne il 25% alla produzione bellica. Il dittatore tedesco si mostra riconoscente verso il potente industriale americano. Finalmente i veicoli Ford di Colonia possono fregiarsi del marchio prodotto tedesco. Gli affari con il regime nazista si intensificano. Nel 38 Ford è obbligato nel programma di pianificazione della Wehrmacht, che in breve tempo fa una commessa di 100.000 autocarri, inclusi quelli pesanti a tre assi e i veicoli con trasmissione a catena. Ma i nazisti hanno fretta, vogliono subito dalla Ford 1.000 mezzi pesanti. Colonia non è in grado di produrli in tempi così brevi. Gli americani offrono subito una soluzione. Per loro sembra non esserci alcun problema. I motori, i telai e le cabine degli auto articolati spediti da Detroit vengono assemblati di notte in tutta segretezza nell'impianto di Colonia. Saranno ritirati dalla Wehrmacht alle prime luci dell'alba del giorno seguente. Negli stessi giorni in cui il mondo intero guarda con apprensione al tentativo dei nazisti di ricattare la Cecoslovacchia per invadere i Sudeti, proprio in quel momento la Wehrmacht si presenta alla Ford e dice: ci servono 1.000 camion, subito. Ora io domando, sembra plausibile che la Ford non sappia a cosa servono questi 1.000 camion? Per la Ford la commessa non è un segreto, i nazisti hanno pagato in dollari una parte della fornitura, ma la casa automobilistica ammetterà questo episodio solo dopo alcuni decenni. Hitler ha già conferito a Ford un'onorificenza all'Ordine dell'Aquila per la collaborazione offerta alla Germania.
Ford si fa puntare il distintivo sulla giacca dal vice console tedesco a Detroit. Sono gli ultimi mesi del 1938. Ma anche Ford si mostra riconoscente per i buoni affari conclusi. Il 20 aprile del 39, in occasione del 50° compleanno di Hitler, la sua azienda versa 35.000 Reichsmark sul conto personale del Führer. Nei primi anni di guerra aumenta in modo massiccio la produzione di mezzi pesanti. Non risulta che Ford abbia mai protestato. Ma quando viene a sapere che lo stabilimento di Dearborn deve costruire 6.000 motori per la Royal Air Force britannica, Henry Ford si oppone. Scrive al Daily Mail di Londra che può accettare solo commesse per la difesa degli Stati Uniti. Al contrario, l'industriale americano non ha nulla da obiettare sul fatto che nella Francia occupata dai nazisti, gli impianti Ford lavorino a pieno regime per la Wehrmacht, producendo 1.000 mezzi pesanti al mese. Il responsabile della Ford francese, Maurice Dollfuss, vuole che lo stabilimento resti in mano alla famiglia Ford e si difende contro l'ingerenza della filiale di Colonia. Riconosce esclusivamente il potere dei due Ford, Henry ed Edsel. Anche dopo l'ingresso in guerra degli Stati Uniti, Edsel Ford ringrazia Dollfuss per l'esemplare impegno dimostrato. Nel fare una valutazione etica del ruolo dei stabilimenti americani in Europa occupata, in la Germania nazista, c'è bisogno di avere un'idea molto chiara proprio dell'autonomia di questi stabilimenti, dell'autonomia di queste realtà americane. Però, senz'altro, la questione rimane una questione molto spinosa, anche a causa del fatto che qui si tratta di un campo del lavoro forzato e addirittura anche della schiavitù. Questa insolenza degli ebrei è durata più a lungo di quanto non durerà ancora! Nello stabilimento di Colonia la Ford può ormai garantire i rifornimenti alla Wehrmacht solo con il lavoro forzato. I prigionieri vengono alloggiati in un apposito campo di baracche adiacente allo stabilimento. Negli ultimi anni del conflitto, Ford affitta anche migliaia di detenuti dei lager. Per ogni detenuto paga alle SS 4 marchi al giorno. Le condizioni di vita e di lavoro sono disumane. In fabbrica c'era la polizia. C'era anche un nazista che aveva un distintivo, una croce uncinata. Era malvagio, disgustoso. Odiava soprattutto noi russi, russi maiali, ci diceva sempre così. Una volta sono stata picchiata perché sono arrivata al turno di notte con 2 minuti di ritardo. Un'altra volta questo nazista ha gettato a terra una mia amica che stava lavorando e l'ha fatta svenire. In fondo cos'è una botta sulla testa? Noi non eravamo esseri umani. Dal dicembre del 1941 gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Ora Henry Ford è un fervente patriota. I suoi stabilimenti producono aerei, mezzi pesanti, carri armati e navi per la vittoria dell'America. In 6 anni di guerra la Ford di Colonia ha prodotto per la Wehrmacht 78.000 mezzi pesanti e 14.000 veicoli con trasmissione a catena. Nel 1942 la città di Colonia viene bombardata dai caccia alleati che la distruggono quasi completamente. Lo stabilimento Ford viene risparmiato. È bombardato 2 anni dopo, nel 1944, ma subisce solo lievi danni. Tra noi dicevamo, è tutta una barzelletta. Sì, è tutta una barzelletta. Qui si producono gli autocarri con cui vengono colpiti gli americani. Proprio così. Eppure non ci bombardano mai. Del resto si capisce, gli americani non sono mica tanto scemi da distruggere le loro stesse fabbriche. Nel 1965 la Ford chiede ad una commissione del governo americano circa 7 milioni di dollari di risarcimento per i danni di guerra. La commissione riduce questa somma a $500,000 di dollari, motivo i discutibili metodi contabili adottati dall'azienda. La
L'ascesa al potere di Hitler coincide con un vero e proprio boom della filiale tedesca della IBM. I calcolatori erano usati in quasi tutte le grandi industrie, ma ora fra i grandi committenti figura anche il governo. Nel 1935 la Dehomag costruisce un nuovo grande stabilimento alla periferia di Berlino. Anche gli antenati degli odierni computer erano costruiti dalle IBM. A produrli in Germania era l'affiliata Deutsche Nollerithmaschinen AG, la Dehomag. Mediante schede perforate, queste macchine elaboravano rapidamente dati per statistiche, registrazioni e calcoli, di cui producevano degli stampati. Dopo la campagna di riarmo voluta da Hitler, ottenemmo tantissime ordinazioni e nuovi clienti. Economicamente la situazione era molto florida. Quasi subito misero anche una targa alla parete che diceva «Fabbrica modello del fronte tedesco del lavoro». Volevamo dimostrare di poter dare un grosso contributo alla costruzione dello Stato hitleriano. Il motivo di certe ruffianate era solo questo. Anche il presidente della IBM America, Thomas Watson, è impressionato dai successi della Dehomag e si reca spesso in Germania. Nell'estate del 37 la Camera di Commercio Internazionale organizza a Berlino il suo congresso mondiale. Watson si fa eleggere presidente. Un articolo del New York Times illustra la cerimonia alla Kroll-Oper. Watson è fra gli stranieri che all'ingresso del Führer sollevano il braccio destro in segno di saluto, ma interrompe subito il gesto. Il giorno dopo viene ricevuto dal Führer. Watson è stimato come un affidabile ammiratore di Adolf Hitler. Lo ha sostenuto anche prima che conquistasse il potere. In quel periodo avevo la netta impressione che ci fosse un ottimo rapporto con il governo. Watson aveva anche dichiarato pubblicamente, come riferirono gli organi di stampa, che con i suoi progetti Hitler aveva imboccato la strada giusta e che tutto sarebbe andato nel migliore dei modi. Ovviamente anche noi facevamo parte di quei piani. Anche Thomas Watson viene insignito dell'Ordine dell'Aquila. A consegnargli l'onorificenza è Hjalmar Schacht, all'epoca ancora ministro delle finanze del Terzo Reich. Watson continua a stimare la Germania e il suo Führer anche quando, il 9 novembre 1938, nella notte dei cristalli, i nazisti si avventano con brutale violenza contro gli ebrei. La stampa americana sembra non avere alcun dubbio sul mostruoso progetto dei nazisti, annientare gli ebrei, ma Watson non desiste. Anzi, la Dehomag, che ha eseguito con zelo il complesso incarico assegnatole dal governo, diventa un utilissimo strumento del progetto di sterminio. I suoi calcolatori, infatti, gestiscono il grande censimento del 39, col quale gli esperti delle SS intendono scoprire quanti ebrei vivano in Germania, nei Sudeti e in Austria. In una seconda scheda, la cosiddetta carta supplementare, viene chiesto nome e indirizzo, razza e discendenza anche di genitori e nonni. In questo modo, l'ufficio per la razza delle SS intende registrare tutti gli ebrei puro sangue, mezzo sangue e quarto di sangue. Quello che interessa a Hitler non è la fede religiosa, bensì la razza. L'IBM era sempre neutrale, non si mischiava direttamente in quel tipo di cose. Infatti, se devo convincere una persona in merito a qualcosa, rischierei sempre di dare fastidio a un altro. E alla Dehomag questo non lo volevano. Quindi era una politica aziendale? Certo, una politica aziendale. 1 settembre 1939. L'aggressione alla Polonia segna l'inizio della Vernichtungspolitik, la politica di annientamento ad est. Cracovia diventa la capitale della Polonia occupata, trasformata in governatorato. Nella rocca di Cracovia si insedia Karl Hermann Frank, il brutale governatore di Hitler. Ben presto i fanatici dell'ordine trovano utile servirsi della Nollerithmaschinen. Viene istituito a Cracovia un grande ufficio statistico. Arrivano molti lavoratori e anche collaboratori di fiducia di Watson. La rappresentanza della IBM a Varsavia viene ribattezzata Watson Business Machines. Col sistema delle schede perforate devono essere rilevati i dati economici. I polacchi saranno registrati come lavoratori coatti. La complessa amministrazione nazista riesce ad attuare il progetto in modo parziale. Ma lo sterminio degli ebrei è già stato avviato con i vecchi dati del censimento del 39. Tutte le cariche dell'MB, che era il sistema di informazione meccanizzato, in Polonia, in Austria, in Francia, erano occupate da personale dell'IBM, da nostri uomini, che erano stati dislocati in quegli uffici. Hanno preso parte a tutto il lavoro.
Autunno 1943. La carenza di manodopera rallenta la produzione bellica. Speer mobilita le ultime riserve. Anche i detenuti dei campi di concentramento devono essere schedati in base alle competenze professionali e mandati a lavorare in tutto il territorio del Reich. Nei lager come quello di Stutthof vengono istituiti dei centri di rilevamento Hollerith. Nel lager di Stutthof, il reparto dello Hollerith era il numero 12. Io ho organizzato il gruppo scrivani, formato da 14-16 uomini, che riempivano le schede di tutti i detenuti. La cosa più importante era l'indicazione della professione. Alcune specializzazioni erano considerate molto utili per la produzione. I dati di queste schede vengono registrati negli archivi Hollerith, sistemati nella sede delle SS a Berlino. Ogni campo di concentramento ha un numero di codice che compare anche nella matricola di ogni singolo detenuto. Si stima che i detenuti schedati come lavoratori coatti fossero più di 1 milione. Gran parte di questi archivi è stata distrutta, ma circa 140.000 schede sono ancora conservate nell'archivio federale di Berlino. Non esistono dati che chiariscano in che misura il sistema Hollerith sia stato impiegato nei campi di sterminio. La IG Farben, tuttavia, ordina dei calcolatori Hollerith per il suo stabilimento nel campo di Auschwitz-Monowitz. Quando le notizie sui crimini nazisti si fanno più insistenti, Watson restituisce l'onorificenza ricevuta da Hitler. È l'estate del 1940. Godere di una buona reputazione in America è per lui più importante delle campagne razziste del Völkischer Beobachter. Watson ha sempre meno potere. Il giovane socio tedesco Wilhelm Heidinger, che insieme ad altri due azionisti detiene il 15% della società, cerca di ridimensionare il ruolo degli americani. Heidinger disse agli americani: andrà a finire male. Con i nostri calcolatori controlliamo praticamente tutta l'economia tedesca. Siamo al corrente di tutto, della contabilità, dei meccanismi più nascosti. Il partito non può tollerare una cosa del genere. Prima o poi deciderà di nazionalizzarci. Il potere esclusivo della Deumag IBM all'interno del sistema statale tedesco comincia a destare preoccupazione e sospetto. Il comandante di brigata delle SS Edmund Wesenmeier, da tempo consigliere di Hitler, si ispira al vecchio detto «tutto ciò che giova al popolo tedesco è giusto» e comincia a parlare di nazionalizzazione. Ma Watson non intende arrendersi così facilmente. Nel 1940 invia a Berlino un collaboratore fidato e risoluto, Harrison Chauncey. Dovrà trattare non solo con il capo della Deumag, ma anche con il comandante delle SS Wesenmeier. New York viene tenuta informata con messaggi cifrati trasmessi dall'ambasciata americana. Nel corso dei negoziati, Wesenmeier è più conciliante. I nazisti hanno bisogno dell'IBM per la complessa macchina bellica. Se l'IBM vuole evitare la nazionalizzazione, deve accettare la riduzione della partecipazione azionaria. Fedele alle istruzioni di Watson, Chauncey rifiuta anche questa offerta. Il loro accordo si basa su un ragionamento elementare. Se i tedeschi vinceranno la guerra, si spalancheranno le porte dell'Europa. Se la perderanno, tutto resterà come adesso. Io vi chiedo, siete voi determinati a seguire il Führer nella lotta verso la vittoria, nel bene e nel male, accettando anche le più pesanti avversità personali? Fra il pubblico che applaude Goebbels c'è Albert Speer, il ministro per gli armamenti del Reich. Nel 1942 Hitler lo ha nominato personalmente perché con una nuova politica di investimenti deve far sì che la Germania vinca, ad ogni costo. La battaglia d'Inghilterra è perduta. In Unione Sovietica il primo duro inverno ha compromesso le sorti delle armate tedesche. In pochi mesi Speer raddoppia e poi triplica la produzione di armamenti. Il Führer gli conferisce un'onorificenza al merito. Dobbiamo ricordare che Albert Speer, dopo essere divenuto ministro per gli armamenti, in effetti rivoluziona lo sforzo bellico tedesco. Lui, un uomo sempre sensibile alle nuove tecnologie, decide di applicare le tecnologie informatiche non soltanto alla burocrazia tedesca, ma anche al sistema industriale. E per questo motivo poi utilizza il know-how americano. Speer introduce il Maschinelle Berichtswesen, un sistema di informazioni meccanizzato. Il potente ministro non vede di buon occhio la burocrazia, mentre ha una vera passione per l'organizzazione.
L'MB è un apparato di controllo e coordinamento che si estende su industria, forze armate e amministrazione e che può funzionare solo grazie ai calcolatori Hollerith. Offre mensilmente a Speer una panoramica sullo stato dell'economia del Reich, consentendogli di intervenire con sollecitudine. È la sua arma di comando. Il rapporto mensile sulla produzione bellica, ottenuto con schede perforate, è segreto del Reich e viene prodotto in sole 12 copie. Grazie ad esso è possibile avere un quadro immediato della situazione, esigenze delle forze combattenti, situazione della produzione degli armamenti, consumo e disponibilità delle materie prime, riserve energetiche e numero della forza lavoro disponibile o necessaria, compresi i lavoratori coatti, schedati con la provenienza dai lager. Per l'intero periodo della guerra, l'IBM resta proprietaria della Deomag. Il Ministero della Giustizia americano guarda con sempre maggiore sospetto la posizione della IBM in Germania. Harold Carter, un dirigente del Ministero alla strategia economica di guerra, svolge un'inchiesta sulle attività della IBM in Germania e in Europa. Diventerà il Carter Report del 1943. In un allegato anonimo, probabilmente opera di un dipendente europeo della IBM, deluso o indignato, l'azienda viene definita un mostro internazionale, assimilabile ai nazisti. Il rapporto non ha alcun seguito. Sarebbe rimasto chi avrebbe vinto. Prima della guerra avevano lavorato per creare la macchina bellica tedesca. Durante la guerra la distrussero lavorando per il Pentagono. Dopo la guerra tornarono per conto delle forze armate americane per controllare l'industria tedesca. Alla fine del 1943 l'ispettore capo della polizia tributaria Ralph Hiller parla di Opel, Ford e Hollerith come di aziende che hanno realizzato grossi guadagni. Poiché dividendi e profitti non possono essere trasferiti all'estero, vengono impiegati per finanziare aumenti del capitale sociale. Gli azionisti non sono affatto danneggiati, al contrario. Da una prospettiva storica, forse si può dire che questi eventi hanno condizionato la politica estera degli Stati Uniti d'America nei decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le rivelazioni, a volte molto imbarazzanti, riguardanti le presenze economiche americane in Europa occupate nella Germania, probabilmente hanno reso gli americani molto più sensibili all'idea non soltanto di controllare, monitorare il commercio estero, ma anche di utilizzare un controllo sul commercio estero, gli embarghi, come arma diplomatica. Quindi forse si può dire che c'è stato un netto cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti d'America a causa di questi sviluppi che hanno provocato anche molto turbamento della coscienza americana. A guerra finita, Eleanor Roosevelt, vedova del presidente americano, viene a conoscenza del modo in cui gli azionisti americani hanno realizzato grossi guadagni in Europa. Negli stabilimenti Ford in Germania e in Francia, tutti erano al servizio dei nazisti. Indignata, scrive sul New York Times: certi intrecci economici sono gravemente lesivi del nostro patriottismo e del nostro senso etico.